stanno per partire, si è mossa la macchina, Marco sta per abbassare il braccio, partiti! Sono in tanti, bravi così, abbraccio al cielo, perché sei una grandissima campionessa. Correre fa bene al fisico, correre nel nome della solidarietà fa bene anche al cuore. Torna sabato 14 settembre sulle colline di Gimarra la Corrifano, manifestazione che di fatto chiude l'intensa stagione sportiva targata CSI Pesaro Urbino e che da 24 anni coinvolge centinaia di sportivi, oltre 400 solo l'anno scorso. L'edizione 2019 della manifestazione sarà dedicata alla memoria di Andrea Borgogelli, il quarantenne fanese tragicamente scomparso lo scorso giugno, che oltre ad essere un amante dell'atletica, con alle spalle partecipazioni anche alla Colle Marathon e alla stessa Corrifano, era un donatore Avis. Proprio per la sua passione per il podismo e per il suo aiutare gli altri attraverso la donazione di sangue, CSI e Avis hanno deciso di premiare con un trofeo a lui dedicato il primo atleta uomo donatore e la prima atleta donna donatrice che taglieranno il traguardo dopo gli 8,4 km di saliscendi. Il bel tempo previsto e l'innalzamento delle temperature lasciano presagire ad un pomeriggio di festa, al quale potrà partecipare anche chi non se la sente di correre, in quanto nell'ambito dell'evento, la cui quota di partecipazione per i maggiorenni è di 5 euro, è prevista anche la quarta edizione della camminata amatoriale, un ulteriore momento di solidarietà, visto che parte dell'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. Il ritrovo per tutte le categorie è in via Cena a Gimarra, vicino al campo sportivo, dove alle 16 inizieranno le corse per le categorie Under e alle 17 la gara ufficiale, il cui colore prevalente quest'anno sarà il rosso. Rosso come le magliette che indosseranno gli amici di Andrea Borgogelli, che da quel maledetto 11 giugno si sono mobilitati per mettere in piedi progetti che siano d'aiuto alla sua famiglia e tengano vivo il ricordo di Borgo. Ecco dunque spiegato perché correre fa bene al fisico, ma correre la Corrifano quest'anno più che mai fa bene anche al cuore.